Buongiorno. Allora, come ieri avete visto, questo momento serve a lanciare un pochino gli argomenti che potremo approfondire durante la giornata con i nostri professori. E anche questa volta le discipline messe in campo sono diverse, perché nel caso del professor Lavandra, penso non ci sia bisogno di presentazione, lo conosciamo tutti, è storico di vaglia, non vedo. La professoressa Leone invece si occupa di psicologia sociale, per cui il taglio che darà ai suoi interventi parte da questa conoscenza disciplinare che noi forse maneggiamo meno frequentemente che non la storia. E partirei proprio dalla professoressa Leone, direi che ci hai dato il là perfettamente, perché la prima domanda che farei riguarda proprio il termine di identità. È venuto fuori ieri nel senso di autorappresentazione di noi collettivo rispetto a una differenziazione rispetto a noi esterno, a volte anche una contrapposizione. Però dal punto di vista della psicologia sociale può darci qualche elemento per arrivare a un concetto condiviso, perlomeno base di partenza per una discussione fra di noi? Grazie. Allora, grazie mille. Io sono molto felice di essere oggi qui e vorrei partire intanto con problemi terminologici che però sono anche un po' il frutto della differenti modi con cui noi facciamo ricerca. Gli psicologi sociali guardano il modo con cui la presenza degli altri. La presenza degli altri, sia una presenza reale, sia una presenza immaginata, cambia i processi di mentali. Allora io vorrei partire su questa parola di identità e il problema dell'essenzializzazione, dicendo che in genere gli psicologi sociali non parlano di identità, anche noi siamo contro l'identità, ma parlano di atti di identificazione. Allora, per fare un esempio di atto di identificazione, adesso posso dire che mi fa tanto piacere che Tonio, presentandomi, abbia detto che siamo amici, e io immediatamente potrei dire che io sono Giovanna, e dicendo questo dico qualche cosa di me come persona unica, no? Potrei dire che sono una psicologa sociale, cominciare a parlare di questo, potrei dire che sono una brusiana convinta da tanti anni. Allora, io brusiana la posso dire qui, no? E ci capiamo perfettamente. Chiaramente in altri contesti posso dire brusiana e ci capiamo sempre perfettamente, perché lui egli non è. Quindi questo vuol dire che l'identità non è qualche cosa che le persone hanno, okay? Ma è qualche cosa che di volta in volta fabbricano nella conversazione a seconda delle situazioni in cui si trovano. Allora, noi da un certo periodo di tempo, io faccio parte di un gruppo europeo che mette insieme storici e psicologi sociali, perché noi studiamo diverse situazioni in cui le persone sono chiamate a un certo punto a dire chi sono. Una situazione che a me interessa molto, per esempio, è la situazione della classe multiculturale, perché qui le persone sono chiamate a dire chi sono, e due bambini che partono, che sono proprio tanto tali quali, con lo stesso zainetto, con le stesse scarpette che luccicano, piano piano imparano che forse sono anche uno un po' straniero all'altro. E questo è una cosa che a noi interessa moltissimo, e ci interessa in questo gruppo che abbiamo costituito, che è un gruppo di carattere europeo, che ha avuto dei finanziamenti europei, insomma, ha fatto una rete. Ci interessa vedere nelle diverse situazioni, come diceva Tonio, nei diversi climi, quando è bello essere diversi e quindi
anche rimanere diversi, e questo è molto interessante, perché è il conflitto vitale, il fatto che io non sono come te, non la penso come te, e questo è molto buono che io non la pensi come te, no? Voi pensate, da un punto di vista psicologico, un adolescente che non entra mai in conflitto con i genitori, tragedia. Grazie a Dio a tutti noi è capitato di farci questo, oppure una coppia che non litiga mai, lo psicologo sarà molto preoccupato. Quindi per noi il conflitto è una cosa molto interessante, perché vuol dire che possiamo fare un dibattito anche per decidere alla fine che non siamo d'accordo, continueremo a non essere d'accordo, perché tu sei diverso da me, io sono diverso da te, e questo è interessante. Questo è molto interessante, okay? Ci sono altri climi dove non c'è conflitto ma comincia a esserci violenza, per esempio nelle parole che dicevamo ieri, mi ha colpito molto la parola disprezzo. Per noi psicologi è una parola molto interessante perché è un'emozione, il disprezzo è un'emozione particolare, è quella che dice il modo con cui tu sei, non solo non mi piace, ma mi piacerebbe proprio disputarti un po', no? Di tirarti una pietra, eccetera. Allora questo è il problema dei climi, che è interessante. Grazie. La seconda domanda che mi verrebbe spontanea dopo anche la prolusione di Tonio è rispetto alla narrazione. Cioè adesso lei parlava di conflitti. Noi spesso nella nostra narrazione quotidiana nella scuola non facciamo altro che parlare di guerre, conflitti, situazioni in cui effettivamente agiamo la violenza, con in più la complicazione adesso di avere queste classi multietniche in cui si proviene da retroterra passati diversi che possono essere nettamente in contrapposizione, tornando al discorso coloniale banalmente, insomma, possiamo avere in classe tanto i figli dei colonizzatori quanto quelli che hanno subito la colonizzazione. Quindi come ci può aiutare per una narrazione rispetto a questo tema enorme? Ecco, il tema della narrazione naturalmente per noi psicologi è un tema importantissimo. Voi pensate che c'è un nostro maestro che è Brueghel, che parla di pensiero narrativo, e questa idea che ci sono diversi modi di pensare. Un modo di pensare è raccontare una storia. Se voi pensate per esempio alla famosa pagina del Vangelo in cui c'è la domanda naturalmente molto provocatoria, chi è il mio prossimo, no? Che è una domanda di classificazione, cioè finché è come me, quando comincia a essere straniero, e la risposta dice guarda adesso ti racconto una storia, e spiazza, no? Perché la narrazione è tutta un'altra cosa, un altro modo di funzionare della mente, il pensiero narrativo. Allora, noi siamo anche frutto di narrazioni, la narrazione immediatamente innesca un altro modo di funzionare della mente, questo è molto interessante, spero di riuscire poi a dire qualche cosa di questo, perché le narrazioni ci costruiscono il modo con cui noi, sin dal, poi diremo da quando, cioè da appena nasciamo, cominciamo a essere dentro una rete di narrazioni, spero di riuscirne a parlare. Tutti noi abbiamo visto il baby talk, no? Cioè il fatto che appena un bambino nasce tutti gli parlano, gli parlano in un certo modo, non sanno perché lo fanno, dicono magari perché mi sono un po' impazzito, no? Così, questo bambino mi fa perdere la testa. In realtà il baby talk è un fenomeno panculturale, cioè tutte le culture lo fanno, tutte le culture lo fanno nello stesso modo, questo è molto interessante, e si sono studiate situazioni rare in cui i bambini non ricevono il baby talk, spero di parlarne questo pomeriggio, e nelle situazioni senza baby talk il bambino può anche morire,
morire proprio fisicamente, se un certo periodo di tempo che si chiama imprinting, cioè un certo lasso di tempo, nessuno gli fa questa narrazione, chi sei tu, un bambino bellissimo, preziosissimo, e quindi io ti parlo in un certo modo, e questo comincia a strutturarci. La narrazione poi continua e è molto interessante la narrazione della differenza, è molto interessante la narrazione del conflitto, anche del fatto di dire che noi siamo diversi, e proprio su questa diversità non ci sono santi. Tu sei così e io sono non così, okay? Questo va molto bene. Molto diverso è quando devi raccontare una violenza, e qui noi psicologi siamo un po' in difficoltà con le parole, come dicevamo, perché per noi psicologi la parola conflitto e la parola violenza non sono sinonimi. Nel linguaggio quotidiano, quando uno dice, questo giornalista che dice questo teatro di conflitti, per noi psicologi è molto interessante questa espressione. In primo luogo teatro, come se fosse una cosa che non è vera, perché siccome è il sangue degli altri, è una rappresentazione, no? Davanti al dolore degli altri. No? Cioè, da una parte c'è questa idea del teatro, il giornalista che dice nel teatro del conflitto, come il fatto che, dato che è lontano, non è una cosa proprio vera, no? È un teatro, no? E poi il conflitto come se fosse sinonimo di violenza. Invece il conflitto è sinonimo di vita e di possibilità di essere diversi e di dirlo senza paura. Non dovere ricercare una assimilazione, cioè una cosa è la somiglianza, una cosa è l'assimilazione. L'assimilazione vuol dire che io devo diventare come il dominante, la somiglianza vuol dire che ci abbiamo gli stessi processi, ci abbiamo paura, ci abbiamo, non so, ansia, ci abbiamo, no? Vediamo quello che affoga e lo capiamo bene che cosa sta provando, no? Perché ci abbiamo, grazie a Dio, l'empatia, ne parleremo, spero, un po', la grande scoperta delle università italiane che esistono i neuroni specchio, spero di riuscire a dire qualche cosa, cioè, insomma, qualche cosa che ci rende simili perché siamo tutti umani. Però questo non vuol dire che siamo d'accordo, non ci assimiliamo. Ecco. Invece quando arriva la violenza succede una cosa diversa, e io spero di parlarne di questa differenza tra conflitto e violenza. E quando tu devi raccontare la violenza, devi raccontare una cosa che va contro a delle aspettative di base, che sono le aspettative del baby talk, che il mondo è un posto bellissimo, che io sono una persona preziosa, che se sono in difficoltà certamente qualcheduno accorre, no? La sicurezza di base, no? E tutti questi aspetti dell'identità vengono attaccati o perché il mio gruppo ha agito una violenza o perché il mio gruppo ha subito una violenza, e allora in questo caso la violenza richiede sempre un lutto identitario, cioè io devo passare da un'identità solare, diciamo, anche sì, con questa aspettativa di benevolenza del mondo, al fatto che devo sapere che il mondo non è questo posto così meraviglioso. Grazie mille. Sì. Ecco, una persona che ci ha raccontato come il mondo non sia un posto meraviglioso è sicuramente il professor Labani, perché insomma nei suoi studi ci ha restituito il quadro. Ah, scusami, io.
delle nostre avventure coloniali, però io darei per scontato che noi tutti conosciamo i fatti e vorrei tornare a chiedere anche al professor Labacca delle precisazioni dal punto di vista concettuale. Anche a Venezia, per chi c'era qualche anno fa, eravamo partiti col mettere a punto qualche concetto nel nostro strumentario poi da usare a scuola. E quindi la prima domanda che farei è metterci a fuoco questa idea di straniero, perché anche qui scivoliamo spesso nella poi l'immigrato, l'extracomunitario, chissà perché lo straniero lo pensiamo sempre come il nero che viene dall'Africa. Lo straniero chiunque non sia italiano. Quindi ci può aiutare intanto a mettere a fuoco questo termine, per cortesia? Grazie. Sì, il concetto non è cosa da poco, diciamo. Prima di questo volevo ringraziare chi ha organizzato questa scuola, chi ci ha invitato, anche interrompendo le nostre vacanze, con umore diciamo non proprio benevolo. Però insomma il tema era, mi pareva e mi pare così importante, che francamente credo l'Istituto Nazionale Ferruccio Bari, già Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione d'Italia, abbia fatto bene a organizzare questo seminario, questa summer school. Concetto di straniero. Io credo che si possono dire molte cose da storico e da storico contemporaneista di straniero o stranieri, perché poi, come non c'è un noi identitario unico, lo straniero singolare non c'è, ci sono tanti stranieri, tante straniere diverse e così via, ma insomma credo che da storico contemporaneista si possa dire molto dello straniero non parlando dello straniero, ma anzi capendo come questo viene creato dalla storia politica, dalla storia costituzionale, perché lo straniero è uno che non ha cittadinanza, che non ha la nostra cittadinanza, casomai ha un'altra cittadinanza, quindi a casa sua non è straniero, a casa sua è un cittadino. Quando viene, tra virgolette, a casa nostra, nell'ipotesi, molto tra virgolette, che i mondi siano separatissimi l'uno dall'altro, allora diventa straniero. Credo sia stato già detto ieri che potremmo dire sempre, non vorrei azzardare questo, perché non so se al tempo di Neanderthal c'erano proprio queste commistioni odierne, ma sicuramente oggi queste separazioni identitarie, a casa mia, a casa tua, torna a casa mia si fa come voglio io, cioè cose che si sentono dire dai genitori e dai padri, più o meno come si sentono dire tra italiani ed extracomunitari, insomma questa separazione di identità non c'è, e sicuramente non c'è oggi, al tempo della globalizzazione. E chi crede che oggi possano essere separazioni è fuori dalla storia. E se non fossimo troppo critici, potremmo dire che sarebbe il tempo di internarlo. Perché ha qualche problema psicologico. Quindi parlare dello straniero significa in realtà parlare della cittadinanza, parlare di come si costruisce in una situazione storica molto peculiare, che non è sempre esistita, che è una cosa degli ultimi secoli, che sono rispetto a Neanderthal insignificante e piccola cosa, e cioè essere cittadini di uno Stato-nazione o uno Stato nazionale. In inglese si usa la prima definizione, Stato-nazione. In italiano c'è qualche differenza sostanziale in questo, ma prendiamole per adesso come sinonimi. In uno Stato nazionale la cittadinanza si forma secondo regole e lo straniero di conseguenza si crea secondo regole storiche. Penso qualcuno di voi abbia sentito parlare di un volume scritto da uno storico contemporaneista di grande rilevanza e da un africanista, da uno storico africanista di grande rilevanza, sto parlando del volume di Eric Hobsbawm,
qualcuno avrà conosciuto come nome, e un po' meno conosciuto, ma non meno importante, Terence O. Ranger, come Ranger di Neo-Gebu. Il libro che insieme curarono diversi anni fa si intitola Invenzione di una tradizione. Hobsbawm e Ranger hanno codificato negli anni 80 questo sintagma che rimanda direttamente alla nostra questione, la creazione della cittadinanza, la creazione dello straniero, mescolando ciò che è, vi è, diciamo così, di naturale e ciò che invece è moltissimo più storico, che significa costruito politicamente in un contesto speciale, in un clima particolare, come diceva Antonio Brusa prima di me. Se riuscissi a dire tre cose di questo argomento, mi sarei soddisfatto. Siamo andati proprio al titolo della giornata, no? L'intolleranza verso lo straniero. Allora, già che ci siamo, prendiamo anche l'altro termine di intolleranza. Anche qui non ne abbiamo dato una lettura positiva ieri. Lo storico cosa pensa del termine intolleranza? Intanto è evidente che il 1 di agosto lui è intollerante di suo, perché deve iniziare l'anno scolastico. Questa è l'idea che io sono ancora là, diciamo così, e devo venire. Si spiega molto bene. Si spiega molto bene. Intanto io sono lì. Poi iniziava il 1 ottobre, non iniziava il secondo, ma perché il secondario, diciamo. Allora, tolleranza. Tolleranza è un termine che lo storico, segnatamente lo storico contemporaneo, utilizza con qualche cautela. Ecco, diciamo. Sia che sia uno storico cattivo, sia che sia uno storico buono, come ci diceva inizialmente Antonio, sia un professore cattivo, ce ne sono pochi, sia che sia un professore buono, e ci sarebbero quasi tutti, cosa ne sappiamo noi, anche perché sennò non capiremmo i paesi che è frutto della nostra, diciamo così, azione. Tolleranza. La tolleranza, ripeto, è un tema che usa con qualche cautela, perché in realtà è un tema ed un concetto che è stato studiato in maniera, non voglio dire esclusiva, ma prioritaria dagli storici della religione, dai cultori della religione, no? L'intolleranza, la tolleranza di una religione nei confronti delle altre, prima ancora, ma è studiato meno questo, perlomeno nei manuali scolastici ad esempio si vede meno la tolleranza, perché sarebbe avversivo rispetto al discorso comune nazionale italiano, la tolleranza al tempo dell'impero romano, tra prima romani pagani e cristiani e poi dopo i romani cristiani nei confronti dei barbari. Allora questo tema curiosamente c'è meno, e ad esempio c'è pochissimo, quasi niente, nei manuali scolastici, proprio perché è eversivo rispetto a una tradizione nazionale italiana, e la tolleranza amplissima che all'interno degli imperi non, diciamo così, occidentali, l'impero ottomano ad esempio, le altre religioni rispetto alla religione del sultano godevano, erano tolleranze anche quelle. Certo, sono tolleranze che oggi sarebbero inaccettabili al nostro senso comune, però per quel tempo lì erano tolleranze, sia quella dei imperatori pagani verso i cristiani, sia quelli degli imperatori sultano nei confronti dei vari cittadini di città cosmopolite del Mediterraneo, ad esempio, che erano piene di religioni, come in fondo anche Trani a suo tempo fu, prima che la comunità ebraica fosse, diciamo così, sbandata. Quindi un tema delicato, un tema che si usa con qualche, che gli storici
affrontano con qualche attenzione, con qualche delicatezza, anche perché non è più un valore. Credo non debba essere più un valore la cittadinanza. Io non so se lo storico deve avere il giudizio, la tolleranza, il 7 agosto, la macchina deve riprendere. E al tempo, diciamo così, della costruzione dello Stato nazionale in Italia, probabilmente la tolleranza era un valore. Lo Statuto Albertino concedeva, tollerando, gli ebrei, ed era la prima volta che avveniva nello Stato, in quello che sarebbe diventato lo Stato nazionale unitario. A quel tempo era un valore. Oggi è oggetto di discussione che sia un valore. Ammettiamo anche che lo storico, una volta dichiarati i propri giudizi di valore, li metta da parte e analizzi la storia così com'è. Beh, diciamo che la tolleranza oggi è un disvalore. Perché oggi il valore, se prendete la dichiarazione UNESCO del 95, ad esempio, sulla tolleranza, non è più sulla tolleranza, ma sul riconoscimento, un altro termine che è circolato, dei diritti e delle libertà che qualunque soggetto ha. Allora, questo ci porta a un problema non secondario. Se voi siete come docenti, se noi tutti siamo come docenti soggetto di una costruzione, di una metanarrazione nazionale, di una grande narrativa nazionale, e continuiamo a ragionare in termini di tolleranza, ragioniamo in termini di Statuto Albertino al tempo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e della storia dei diritti umani, di cui il professor Marcello Flores è uno dei massimi studiosi in Italia oggi. Quindi c'è un scalino su cui dovremmo riflettere, tanto più dovremmo riflettere quando, come ci insegnano, io non ho avuto la possibilità ieri di essere qui e di ascoltare il professor Remotti, che si ascolta e si legge con straordinaria proficuità ogni volta, ma sono sicuro che avrà insistito sul fatto che oggi le società sono tutte multiculturali, forse lo sono state sempre, e prima avevano strumenti di mediazione che oggi lo Stato nazionale, e lo Stato nazionale in un clima particolare dell'intolleranza, come diceva Antonio prima, non dà. Questi strumenti di mediazione sono saltati. Allora bisogna tirare le cannonate sulle barche dei migranti che arrivano, e tante altre cose di cui spero anche qui di poter qua e là parlare, in un'età che non dovrebbe essere più quella della tolleranza, ma ripeto, essere ormai quella dei diritti e della libertà.